plurimas gratias ago, collegae, Ioannae, bononensi, quia dixit me linguam latinam, sicut meum sermone, ipsum loqui, sed hodie lectionem hanc non lingua latina, quae reginam linguarum esset, fuisse constat, sed lingua italiana habere conabor, et non est sermo meus, sed est sermo amatus lingua italiana, et sic veniam detis oro sinon perfecte linguam vuestram, linguam italianam, nunc vobis dabo. Buon pomeriggio, cari colleghi, cari studenti, cari allievi, cari amici dell'antichità classica, vicini e lontani. Vi ringrazio molto per le vostre gentili parole di benvenuto e di presentazione. Come dice il filologo, una volta è una volta nei testi, due volte è sempre. In quest'ottica è per me un vero piacere. È un grande onore poter tenere per la terza volta consecutiva e per la seconda consecutiva in presenza una conferenza in occasione dell'annuale lettura pubblica di un testo centrale della letteratura antica qui a Bologna. Come sempre, desidero esprimere un sentito ringraziamento alle mie care e stimate colleghe Giovanna Boni e Tina Garulli, per il rinnovato invito. L'eccellente organizzazione e la rinfrescante accoglienza dell'Alma Mater Studiorum. Il fatto che questa conferenza e la lettura possano essere caratterizzate dalla cooperazione tra diverse università europee e diversi licei euroclassici europei è anche merito della collaborazione, come ha detto già Giovanna Alboni, sempre più stretta e fiduciosa nell'ambito del cluster per la ricerca e l'insegnamento, il passato per il presente, praeterita presentibus latine, sempre bellius latine, con la nostra Spiritus Rectrix Catergina Mazziniak dell'Università di Varsavia. La nostra Aula Magna, l'auditorium del venerabile Liceo Minghetti, qui a Bologna, documenta in modo impressionante il ponte tra l'insegnamento del greco al liceo e la filologia classica all'università, che sostengo anche io personalmente, come avevo già. Nunc ad rem et ad fabulam nostram ecclesiazusae, le donne al Parlamento, le donne all'Assemblea. Per quanto riguarda la scelta dei testi da leggere, il Festival Grec Latin segue il motto Variatio Delectat. L'anno scorso abbiamo letto e interpretato l'Eneide di Virgilio, un'epopea in cui il classicista Ogusseo rinnovava la monumentale epopea omerica sotto gli auspici del principato Augusteo, con un panorama eroico mitizzato e attraverso questo artificio trasfigurava l'Imperium Romanum come somma teleologica di tutte le storie eroiche. Il testo di quest'anno, invece, si colloca nell'ambito più ristretto della polis ateniese e al massimo rivela tratti imperiali, cosiddetto, attraverso il suo potere di ricezione. Giovanna ha già menzionato che io sono occupato molto della ricezione dell'antichità. Nelle Ecclesiazuse di Aristofane abbiamo un dramma al punto di svolta tra la Arcaia Commoidia, la vecchia commedia, grottesco, utopica, politica, è il dramma borghese dell'ellenismo, che poi si congelerà del tutto dalla grande politica per svolgersi nello spazio altamente privato degli intrecci e dei legami familiari. Sebbene queste storie di matrimoni, famiglie e amori
siano già prefigurate nell'opera di Aristofane. Nell'Ecclesiastes rimangono solo dei vicoli per la storia grandiosa e fantastica di un totale sconvolgimento della distribuzione del potere tra il sesso femminile e quello maschile. Nel microcosmo della polis di Atene, democraticamente costituita. L'Ecclesiastes mi sembra, no? Una scelta eccellente, soprattutto per il pubblico e i lettori italiani. Infatti, mentre la storia recente di questa commedia nel mondo del teatro professionale dei paesi di lingua tedesca è rimasta piuttosto scarsa e sembra essersi esaurita negli ultimi decenni, la commedia è fiorita sui palcoscenici italiani. Alcuni esempi possono bastare per illustrare questo aspetto. Qui vedete un esempio nel saggio di Capra Giovanelli, 2013. Trovate tutte le informazioni sulla ampia e vasta letteratura di ricerca. Vediamo. Ah, vedete, le pagine 4 a 6. Ah, grazie. Ah, sì. Grazie, Giovanna. Qui vedete questo esempio e il saggio di Capra Giovanelli troverete nella bibliografia. Prince of Painters, The Grimacing Mask of Power and Seduction in Aristophanes' Assemblywomen, in Seduction and Power, Antiquity in the Visual and Performing Arts. E Capra Giovanelli, nel saggio di questi, si parla in dettaglio dell'allestimento di Serena Sinigaglia presso Atier Teatro Milano nel 2008. Questo è stato caratterizzato da forti simboli visivi, espressioni facciali clownesche e trucco pesante come reminiscenze di antiche maschere comiche, travestimenti, ausili per la deambulazione e ragnatele per illustrare il doppio tema paradossale della seduzione e della morte. Tra le versioni sceniche più recenti, in Italia mi sembra eccezionale anche quella del Teatro Greco di Siracusa di Vincenzo Pirrotta del 2013, da cui ho tratto una serie di fotografie di scena per illustrare i testi che verranno discussi di seguito. In particolare, e vedete anche qui altri esempi, 2015, 2020 e 2022, sempre le donne al Parlamento, donne al Parlamento, donne al Parlamento, in diverse versioni italiane. In particolare, qui in Emilia-Romagna, un geniale adattamento cinematografico del tema dell'Ecclesiastes merita anch'esso un posto d'onore nella serie delle testimonianze di ricezione creativa, la fantasmagorica realizzazione di una città delle donne, qui, 1980 di Federico Fellini, che probabilmente non a caso allude nel titolo la città alla polis come scenario e luogo interpretato nella commedia di Aristofane. Anche il noto seduttore nel film Marcello Snaporaz cade nelle grinfie di una ginecocrazia, ginaicocrazia, come alter ego del regista. Tuttavia, il suo territorio non si estende oltre la polis e sue istituzioni, ma si dispiega sotto forma di un congresso femminista, nella società chiusa di un hotel.
L'uomo che è stato preso in giro, umiliato, chiamato in causa, intrappolato in una gabbia e infine molestato sessualmente, nonostante la sua mancanza di desiderio, riesce a sfuggire a questa eterotopia solo per rimanere invischiato in una serie di ulteriori sequenze oniriche sulle antinomie di genere, che alla fine sembrano condurre in un loop senza fine. Vedete anche immagini che spiegano l'agità delle donne e l'estetica di Federico Fellini. Dopo questa risveglia dell'impressionante vitalità della commedia aristofanea sul dominio femminile, è stato preparato il terreno per un'analisi, come dico, dialettica della ricezione del dramma greco originale. Prima di farlo, però, vorrei fare riferimento all'importante precedente della sorella maggiore, Lisistrata, che è utile per comprendere la commedia successiva. Diamo una breve occhiata alla struttura delle seguenti spiegazioni. Numero uno, Theatrum semper nascens, questo punto la mia già. Il teatro comico di Aristofane come forum per la ricezione dell'antichità. Questo mi sembra essere importante davvero. Due, l'Ecclesiastes di Aristofane, analisi strutturale drammaturgica. E tre e quattro insieme, Mundus inversus parodistico, l'Ecclesiastes come una commedia carnevalesca. Questo aspetto mi sembra essere importante secondo Michael Bakhtin e la sua teoria del carnevalesco, letteratura carnevalesca, un aspetto a cui il collega Peter von Möllendorf, vedi anche quest'opera nella bibliografia, ha investigato in 2002 complessivamente. E quarto punto, un'utopia politico-sociale in veste comica, l'Ecclesiastes è come la sorella della Lysistrata. E poi vengo alla conclusione. La favola teatrale grottesca come campo di sperimentazione della portata estetica e specchio deformante delle antinomie sociali. E questa, conclusio, comprende bene il mio modo della lettura del dramma. Questa conclusione è anche il motto, quasi la favola teatrale aristofanea grottesca come campo di sperimentazione della portata estetica e specchio deformante delle antinomie sociali. Theatrum semper nascens. I drammi antichi presenti nei repertori dei nostri teatri, esempi ho già dimostrato, sono i testimoni più eloquenti della ricezione quotidiana dell'antichità, penso io. E questo anche a diversi livelli, non solo il pubblico, ma anche l'autore della versione scenica. Il regista e gli attori sono impegnati a ricevere le antichità. Il teatro diventa così un forum di ricezione interpretativa, trasformativa e performativa. Il mondo della filologia classica rende oggi un doveroso e crescente omaggio a questa vita colorata. Accanto al mastodontico repertorio di Helmut Flasser, Inszenierung der Antike, das griechische Drama auf der Bühne der Neuzeit, seconda edizione 2009 e supplementi aggiornati 2018 per il mondo di lingua tedesca. Vi è una vivace raccolta e analisi delle più moderne produzioni di drammi antichi. E ci sono tesori elettronici per gli ultimi sviluppi del dramma, della danza, della musica dei greci e dei romani, così come vengono rappresentato oggi. E questo punto mi sembra di particolare importanza perché la ricerca precedente non ha sempre prestato a questo aspetto attenzione che merita. Sorprendentemente, il dramma antico più diffuso sul teatro oggi proviene da un commediografo della commedia
antica, commedia vecchia, arcaica, notoriamente legata al tempo. Nell'Atene del 5-4 secolo a.C., ricca di allusioni storiche e quindi molto formalizzata per noi. L'autore, che si chiama naturalmente Aristofane, è la sua commedia più popolare ai giorni nostri, non Le donne al Parlamento, di cui ci occupiamo principalmente oggi e a venerdì. Si tratta piuttosto di una commedia di 20 anni più vecchia, una sorella maggiore di quei tempi così movimentati per Atene, l'esistenza. L'utopia stridente della congiura panellenica, dello sciopero del sesso femminile, che strappa la pace panellenica al mondo maschile, incorreggibilmente ossessionata dalla guerra e dal coito, è considerata una delle commedie antiche più intramontabili. Anche se in ogni verso si respira l'aria di guerra che caratterizzò la prima ateniese nel gennaio o febbraio 411 a.C. All'inizio dell'ultimo quarto della guerra del Peloponneso. Tuttavia, l'opera parla così direttamente agli uomini di oggi che circa 25 anni fa si è verificato persino il caso bizzarro di una recessione estrema in cui la vita ha cercato di imitare l'arte. Alla fine del 1997, il comandante in capo delle forze armate colombiane, il generale Manuel José Bonet, dopo aver letto la Resistenza di notte in caserma, volle prontamente nominare il vecchio Aristofane capo pacificatore e mostrò alle donne di guerriglieri, narcotrafficanti, paramilitari e delinquenti la via lisistratiana alla pace in Colombia, afflitta da disordini e da guerra civile. Purtroppo l'uniforme della lisistrata in generale è stata accolta meno bene del suo modello di casalinga dell'Atene classica. Solo pochi giorni fa, il 9 marzo, ho trovato un ampio articolo di terza pagina nella Frankfurter Allgemeine Zeitung intitolato Lysistrata a Brooklyn. Le donne ebree ortodosse provano la rivolta. Per lottare contro i loro mariti chiedono uno sciopero del sesso nella roccaforte newyorkese del patriarcato, ad esempio per chiedere il diritto di divorzio. Sono 800, anche 800 femmine che anche hanno congiurato a questo modo Lysistrata. La Lysistrata rimane il leader indiscusso come la commedia di Aristofane più rappresentata sulla scena moderna. Una ragione di ciò risiede probabilmente nella moltitudine di vessilli ideologici moderni su cui si crede di poter scrivere il suo nome. Per il pacifismo, fate all'amore, non la guerra. Il femminismo, donne al potere. La critica sociale o capitalistica, una ventata di aria fresca contro le strutture obsolete e gli apparati di potere corrotti. Protesta femminile contro la freddezza sociale e la possibilità di attualizzazione o appropriazione sembrano qui quasi illimitate. E lo stesso vale anche per le nostre donne a Parlamento. Negli anni Ottanta, due scrittori di lingua tedesca hanno realizzato versioni teatrali della Lysistrata. Si tratta di Erich Fried, 1921 a 1988, parolieri e traduttori di Shakespeare e di Walter Jens, 1923 a 2013, filologo classico, professore emerito di retorica a Tubinga e Homme de Lettres, le cui traduzioni e i cui scritti sull'antichità lo hanno reso il più noto ed efficace mediatore dell'antichità nella Germania contemporanea. Sia la Lysistrata di Fried che quella di Jens, vedi il mio saggio di 2000, hanno motivazioni politiche in senso lato, come documentano le opere stesse. Entrambi gli adattatori
si sono avvicinati alla Lisistrata durante la guerra fredda tra Est e Ovest, con la sua corsa agli armamenti nucleari e gli scenari apocalittici di emergenza, attuali purtroppo oggi di nuovo. Entrambe le versioni sono quindi sensibilmente motivate dalla pace. Nell'opera di Fried, la protagonista si toglie la maschera dopo il lieto fine e fuori dalla finzione si presenta al pubblico come un'attrice per riportare i suoi concittadini in modo un po' scolastico dalla bella finzione alla realtà politica della storia e del presente. In un epilogo in versi e per ammonirli a essere vigili. Leggete la fonte del testo numero uno sulla vostra dispensa. Avete la traduzione italiana e io leggo la versione tedesca. Das Spiel ist aus, noch nicht aus sind die Kriege. Auch zwischen Sparta und Athen, der Krieg ist nicht in Liebe, nein, in Blut erstickt. So ging's bis heute, Jahrhundert um Jahrhundert. Drum denkt heute daran, es geht uns alle an, es gilt für jede Frau und jeden Mann. Falls ihr noch leben wollt, verteidigt euch vor allem gegen den Verteidigungsfall, in dem es nichts mehr zu verteidigen gäbe. Anche la Lisistrata di Walter Jens non lascia che il pubblico esca dalla vita senza una missione edificante alla fine del finale. Tuttavia, è più concisa e chiacchiera piuttosto che scuotere le cose. Leggete la fonte del testo numero 2 sulla vostra dispensa. Ihr aber, liebe Freunde, wollt besorgt sein, dass der Wunschtraum dieses Kettenstücks Versöhnung, Frieden und Geselligkeit und Freundschaft zwischen jedermann nicht nur Theatermärchen bleibt. In questo modo Jens sottolinea il carattere del mo di modello dell'utopia e la sua intenzione di avere un effetto. Con la dedica della versione stampata dell'opera ai miei amici del gruppo per la pace Gustav Heinemann di Tubinga, Jens ha già espresso la sua preoccupazione pacifista, che si irradia fino al presente e che nella sua traduzione sostiene con un'abbondanza di termini gergali carichi di attualità come pacifisti, riserva sostitutiva, strategie di pace, caserme sottufficiali. Lisistrata diventa così un pamphlet eticamente motivato a favore di una politica attiva di pace. La sorella minore della Lisistrata, l'Ecclesiazus, con la prima probabilmente nell'anno 1392 o 1 avanti Cristo, è quindi una commedia politica eticamente motivata con l'obiettivo del potere delle donne e della giustizia sociale. Dopo un breve sguardo alle produzioni e agli adattamenti più recenti e più urgenti della commedia, vogliamo ora andare a fondo di questa domanda attraverso una nuova e meticolosa lettura del testo originale. Numero 2. Aristofane. E anche diagramma strutturale. Come Aristofane presenta e medita la sua trama comica, come sviluppa la vis comica e la tensione antagonistica, letture particolari tendono a sottovalutare il valore della struttura universa non così semplice che pensano alcuni ricercatori. Secondo, la mia nuova analisi strutturale stampata sulla dispensa al numero 3 è visibile nella presentazione. Qui. La struttura può essere riassunta come segue, secondo me, leggendo dal centro in basso, qui, dal centro in basso, dove è registrato il prologo, che ha un collegamento simmetrico con l'agone centrale della commedia in alto al centro, si può dedurre una linea ciclica
circolare dal basso a sinistra e dal basso a destra con simmetrie implicite, blocchi corrispondenti orizzontalmente in ogni caso, come vedete qui, prologo e agon, in simmetria e quasi esodo, come parodo e esodo nella seconda. Nel secondo piano, scena del matrimonio, rapporto del messaggero, scena le donne anziane si accaparrano il giovane Epigenes, e scene corali con parti giambiche, con la scena delle reazioni maschili contrastanti. Con questo aiuto strutturale, possiamo provare una nuova lettura. Inizialmente parafrastica. Come vedete nel prologo, la resiste l'ancora solitaria Prasagora, il nome significa attivista del mercato, Prasagora, dopo aver decantato le lodi della torcia come comprovato complice delle donne. Sesso nella depilazione dei peli intimi e nel furto di vino, riflette sui possibili motivi del ritardo delle attese compagne di sesso, come i problemi nel mettere la barba agli uomini e nel rubare le vesti agli uomini. Segue il coro di donne, gradualmente. Prasagora e due donne in conversazione. Le donne in arrivo, che potrebbero essere state ritardate da mariti assetati di sesso o che mangiano troppo, assicurano a Prasagora di essersi preparate come concordato. Diretta dei peli del corpo, abbronzatura del corpo, applicazione di barbe e indossamento di cappotti da uomo per simulare la appartenenza al genere maschile. Lei pianificano di occupare i posti chiave di fronte del Prytaneion nell'assemblea del popolo all'alba. Seguono prove nell'arte di parlare in pubblico per prepararsi. Altre due donne falliscono miseramente poiché una parla solo dell'alcol e l'altra giura falsamente sulle dee femminili, e così si trade. Prasagora è invece convincente con la sua fiammeggiante requisitoria sui mali della polis, come la cattiva politica, l'egoismo, la corruzione, l'incostanza e la dipendenza dall'innovazione. Il suo appello per un governo migliore delle donne perché orientato al bene comune. Le donne sono brave nella gestione della casa, della proprietà e della direzione degli uomini e sono anche garanti della tradizione. Tutti dichiarano che Prasagora non è nemmeno in grado di essere uno stratega. Si travestono da uomini e si dirigono tempestivamente verso il Pnyx. E poi, andiamo ad Esodo. Che esortazione agli uomini a marciare velocemente verso l'assemblea del popolo per non perdere l'emissione del biglietto per l'indennità di sessione e 3 oboli. Esortazione a votare correttamente per gli amici. Ah, no, falso. Amiche. Denuncia dell'economizzazione dei doveri civici che verrebbero remunerate come lo scavo dell'argilla degli operai edili. Segue la scena con Blefuro, marito di Prasagora, in conversazione con il vicino. A Blefuro che esce di casa con il vestito e delle scarpe da donna. Abbiamo qui il cross-dressing, come sempre nelle commedie con le e anche nelle tragedie con donne. Perché ha urgente bisogno di fare la cacca. Mancano le mogli e
e i vestiti da uomo, così come il suo vicino, come si scopre durante la conversazione. Krems arriva dal Plux e consegna il resoconto di un messaggero dell'assemblea popolare della mattina precedente. Lui stesso è arrivato troppo tardi per i tre oboli perché la piazza è sovraffollata. Tutti i ciabattini dalla pelle pallida hanno occupato i posti a sedere. Si trattava di salvare la città. Dopo due discorsi autocelebrativi di uomini, l'ultimo dei quali era rivolto all'alimentazione forzata dei bisognosi da parte dei ricchi, apparve un giovane oratore dalla pelle bianca, simile a Nicchia. Aveva scatenato una tempesta di applausi da parte dei ciabattini con la sua proposta di consegnare la città alle donne. I contadini avevano brontolato e protestato, no, ma erano rimasti in minoranza. Mentre gli uomini erano dei fannulloni, le donne meritavano la precedenza in quanto comprensive, economiche, discrete, affidabili nella gestione dei beni in prestito, non dedite alle liti e orientate al bene comune. La domanda fu accettata. I vicini discutono le conseguenze della dominazione femminile. Gli uomini sono sollevati dalle responsabilità e dai doveri lavorativi, ma possono essere costretti a fare sesso. Seguono scene corali. Il coro ritorna. Le donne tornano da Prasagora. Le donne tornano a casa di Prasagora e si esortano l'una l'altra a togliersi in fretta i costumi da uomo per evitare che il trucco del travestimento venga scoperto. Segue la scena del matrimonio tra Blefiro e Prasagora, quando Blefiro viene messo di fronte alla sparizione segreta, al furto degli abiti maschili. Prasagora trova ogni tipo di scusa, è sorpresa dalla notizia di origine femminile, ma sa subito citare molti dei suoi vantaggi anche al suo vicino. Niente, niente insulti, niente false accuse, niente furti di vestiti, eh? Particolare, sfacciata. Niente invidia dei vicini. E siamo ancora nel duello dei discorsi. Incoraggiata dall'affermazione del coro che ora avevo bisogno di uno spirito di un'intraprendenza senza precedenti, Prasagora sviluppò il suo programma di rinnovamento radicale sotto l'interrogatorio etico del marito. Comunitarizzazione di tutta la proprietà privata per garantire un'equa distribuzione della ricchezza a tutti. E con un nostro grande stupore, idee simili furono riprese qualche anno dopo di Platone per il suo Stato di guerriero nella Repubblica di Platone. E qui, nell'ambito molto comico, abbiamo cose simili. Le coppie e le piccole famiglie non dovrebbero più esistere. Con il sesso e con i bambini, anche i meno attraenti tra gli uomini e le donne dovrebbero ottenere il loro tornaconto attraverso privilegi e regole dell'ordine. Nessuno deve più essere in grado di identificare i propri figli. I processi verrebbero aborti. Le punizioni sono state eseguite attraverso le privazioni delle razioni alimentari. I vestiti sarebbero stati tessuti a sufficienza dalle donne. Il lavoro agricolo di campo sarebbe stato svolto dagli schiavi. Tulo. La città sarebbe diventata un'unica famiglia con continui inviti a cena. I tribunali e i portici sarebbero diventati sale da pranzo pubbliche. La prostituzione e il sesso tra uomini liberi e schiave dovevano essere vietati. Prasagora si reca nell'agora come strategos, poi strategis, accompagnata dall'orgoglioso marito per organizzare il primo pasto comunitario lo stesso giorno.
siamo alla cena. Sui reazioni maschili opposte. Quando il vicino di casa, fedele alle nuove idee, vuole portare via tutte le sue masserizie per nazionalizzarle, lo scettico lo dichiara pazzo perché agisce in fretta e non aspetta di vedere come si comportano gli altri. Il vicino non ci lascia scoraggiare. Quando l'araldo femminile, Kerukaina, invita gli uomini a cena, decantando i vantaggi della tavola e del menù. Lo scettico è deciso a ottenere i vantaggi del nuovo sistema anche senza il proprio contributo e si accoda al vicino. Scena seguente, il braccio di ferro delle donne arrapate per il giovane epigene. Un appello alle muse da parte di un'anziana donna elegantemente vestita che lamentò in modo luttuoso di aver atteso invano l'uomo promesso dal nuovo sistema. Una giovane donna minaccia di ricambiare il canto come elemento simpatico e divertente. L'anziana donna porge il suo sedere come partner di dialogo. Nel suo canto di corteggiamento elogia i vantaggi dell'amante più esperto. La giovane donna elogia la giovinezza come naturalmente erotica e rimprovera la vecchia come amante della morte. Abbiamo ancora la duplicità dei nostri motivi, Eros e Thanatos. In cambio, la vecchia maledice la giovane e il suo desiderio. Seguono altri volgari battibecchi finché non appare il giovane Epigene con una torcia. Lui e la giovane donna alla finestra cantano l'uno all'altra, struggendosi. Ma quando Epigene bussa, la vecchia apre la porta. La donna vuole trascinare il ragazzo, ferocemente riluttante, nel suo letto e gli legge il decreto popolare. Sefisma, secondo il quale un giovane che vuole andare a letto con una giovane donna deve prima andare a letto con una vecchia che può costringerlo se si rifiuta. Finale. Exodus. Esodo. Al ritorno all'agora, il servo di Prasagora e Blepiro, Alticio decanta le benedizioni dell'ebbrezza del vino. Blepiro, che finora è stato inadempiente, viene convocato d'urgenza da Prasagora alla grande festa generale, alla quale devono partecipare anche gli spettatori e i giudici. L'Epiro osserva che tutte le fasce d'età, senza eccezioni, riceveranno il cibo a casa. Prende la torcia di Epigene e le due danzatrici portate dal servo e si avvia. Il coro accompagna la processione con un canto di pre-antipasto, un preludio ai giudici di non dimenticarsi di loro e di metterli al primo posto. Tutti, compreso Blepiro, ballano il cretese mentre cantano il pacchetto tanto atteso, che viene cantato con parole infinite. Vediamo ora come Aristofane ha tradotto questa diversità motivazionale e questa tensione atmosferica in azione comica, utilizzando alcuni passaggi significativi del testo. Torniamo all'inizio della sorella Lisistrata per riconoscere che entrambi i drammi iniziano con la stessa battuta, poiché le donne si alzano primo al mattino, possono capovolgere l'ordine esistente patriarcale di guerra, di economia e di sesso. Testo numero 4, inizio della Lysistrata. Avete la traduzione italiana a fronte e il testo è lettura pubblica, sarà penso italiano. Io ho una lezione greca. Aletis is bacchaeon autas icalise, hispanos epicoliat is intuligos, ut andielten en amnipoton tympanon. Nun udemia paristin in tautoi vine, ple hic emen cometis het ex erhetae.
Sai o Calonicchio? E numero 5, l'inizio delle Ecclesiazuse di Aristofane, Prassagora, omulacrum, omatum, trochelatu, lignu, stu assetatum, battium, tenamatos, leves, hypoi nusaisi sum parastatis, cae tauta syndrome ulla leis tuis flexion, antons eisi cae danumbu lepata, hus stiroisi doxetais mais bilais, albe mia parestem as ecem, ecre. La natura comica dell'utopia si rivela immediatamente e inequivocabilmente. Le stesse protagoniste, Lisistrata e Prassagora, infatti, riproducono gli stereotipi sulle donne ateniesi, prima di essere piacevolmente sorprese nella celebrazione della commedia. Chairo Calonicche, Calonicche arriva, mentre gli altri non arrivano. Fino all'ude mia palestina se che e dopo verrà non solo una ma molte. Numero 7. Nel suo discorso di esercitazione Prassagora riprende motivi stereotipati della critica ateniese alla democrazia. Per variare questa parodia con la soluzione del tutto inedita del governo femminile e così darle nuova forza quasi esplosiva. Vedete, qui con la Sagora nel teatro greco di Siracusa, nella palcoscenico Siracusa. Chymeiska est odeme tuton aetioi, tadimus iagar misto coruntes crimata, idia scotesti casto sutitisce, dane, tu di cui non hosper aisimos, crindetai, e udimoi peteste sotises iti. Eis dinaxi pen crinantem pulim imas paradunai, cae da etais ulciais, tautais ipitropuis, cae tamiaisi hirometa. Euge, euge, dedi, euge. Lec, lec, oga te. Parla, parla, buon uomo. L'esercito è perfetto perché è chiamato. Lei è chiamato. Chiamata uomo. Ogatè. Il numero 7 mostra come la simulazione della mascolinità sia linguisticamente caratterizzata. Ondres, ogate, Ondres o Andres, è ripetutamente segnalata come un astuto stratagemma, ma anche come un rischio, tolmema, catascuton tolmema. Cora probaine otres emin isti, tutto gatre memni menas a e legei hos mipot ex polis himas, cocindinus da uci micros e halomen in duomenae catascuton dolmema teli cuto. Come il coro delle femmine canta. Vedete fotografie.
anche chi Siracusa. Numero 8. Dimostra fortemente il valore importante, l'importante valore metateatrale che si irradia delle scene fortemente marcate al centro e alla fine del dramma. Alla fine del dramma, nel testo 13. Nel testo 13 vedremo di nuovo questa segnalazione metateatralica. Anche a quelle scene meno marcate. Al Humile, al Haptestai, Kaideh Rintaisti Anuiais, Hostu Takune, Carito, Metike, Listo, Paratois, Teatais. Paratois, Teatais, la fretta è il modo migliore per conquistare il favore del pubblico. Pubblico, nel testo è il pubblico assente nei drammi antichi. Ma qui è presente il pubblico teatrale. La Sacra dice: Kai men hoti men Christa didaxo pistemo tus teatas e kai notomen itilesus in kametois et tas ilian tois arcaiois in diatriben tut est omalista dedoica. El marito risponde: Perimen troimin tu cae notomen medeses, tutoga emin tranant alles arches estim tont arcaion amilesa. Nel verso 587 e anche nella varia lectio ant alles arches ant alles aretes ant alles arches estin tont archaion ameles. In numero 9 Brassagora collega astutamente il motivo del paradisiaco stato di cura totale statale, che abbiamo anche nel testo 13, con la felicità garantita a tutto fondo con le leggi sul sesso, che interferiscono nel modo più brutale con l'autodeterminazione sessuale di donne e uomini. Qui, al uc estai tuto parhemin, pasiga aptona panta pahexomen. Panta pahexomen, nel testo 13, verso 1143, panta ga pahexomen. Terapai, panta gaba exomen, panta parexomen pasi aftona. Hoste metus teis autos te pano, pastis ab esi tendaida labo. Di nuovo, la torcia è leitmotiv, come pervadente per tutta la commedia. Hae divinatis catatas di hodus, prospitus aetois apodeno, tade lexusi. Deuro paremas en tade meirax est foraia. Parte moi te terra fesi, tis anod exuperoiu, cae caliste, cae leucotate, rotoron mentoid esse cat eudein, autes paremoi. Tois. Eu prepisint accolutuntes cae meracios hoi pauloteroi toiate rusin. Hoites utos, pantos udendras exeton, hois casimois, et hois et prois, in prepisae proteroes spinen, humastete os tria labuntas, hiporusuces in tois proteroes defistae. Fer, fras moi, taut arescis bon. Pan, assolutamente, piace. Questa legge straordinaria. Emira. I testi 10 e 11 contrappongono la nuova promessa
di sazietà costante e completa dello stato al male ineliminabile della ricerca di benefici e del parassitismo sociale. Testo nuovo, araldo femminile, dice a tutti i cittadini, per ora questo è l'ordine, andate, correte subito dallo stertida. O pante sassoi nunga uto taute che chorete e peges e utites strategidos popos acumi et tuhe perumenois frase caticas con ant o poi deit nesete. Dove andrete a mangiare? Pasi panta. Aftona pasi panta. Aftona pasi panta. E nel testo 11 è lo schettico che dice all'altro: Ton esperunton harpaso mai ta scittia harpax estae estrapero il cibo a chi lo dà via. E l'altro dice: cammino dietro batizze torni misteros si tosi con che parmenon aireste ten pampesia. E prova l'altro di nuovo strappare: vieni di aiuto a portare per l'unico se ferro. No, ma questi due carne calparate strategivi o tanca tetito prospoieto cremato di fidanza completa e non paradiso sociale. Eton dia dei cun mecenematostinos opposta menonta crematexo toist teton lactomenon coi memetexo posico ortos e noi che fai metal badiste homos esti dei pnesonta ergu meleteon. Vedete? Mechanematos es è quasi contrapposto al tolmematos seminale. E poi, come nella scena privata, nella Lisistrata, è una scena privatissima di Kinesias e la sua moglie Mirine, Aristofane dipinge un ampio quadro dei grossolani effetti sensuali, degli sconvolgimenti utopici sull'area più intima della vita privata tra i sessi. In questo modo, mi sembra, sottolinea con enfasi l'assurdità urlante delle fantasie di riforma comica nella prova pratica della vita quotidiana. E le conseguenze vediamo nella scena di Epigene e il suo fatto, come dice Epigene, dice: io arci sfortunato costretto a scopare una donna che è rancida per tutta la notte e anche durante il giorno, e poi appena liberato di questa per di più un rospo pieno di verruche sulle guance, non posso essere un corvo sfortunato, uno sfortunato corvo dalla morte. Sì, per Zeus il Salvatore è un uomo di malaffare, sono imprigionato con tali mostri. O trisca codaimon e dunaica dei safran di mengolente nixa caete mimeran capete pedantesta alla copalin frune chiusa lecriton prostai scatra arupacu daimon e mi paru daimon menu neton dieton sonte anerge distices hostis tu oiutuis terioris sunteus mai. Aristofane porta questo concetto all'estremo nel finale, quando sfonda la finzione della cosiddetta quarta parete e fa a dire Blefiro che ogni spettatore può condividere le benedizioni del nuovo comunismo, ma solo come solitario a casa propria e a proprie spese.
Questo è la finale disillusionante, davvero disillusionante e meta teatrale anche. Se qualcuno degli spettatori ci gradisce e dei giudici qualcuno non distoglie ora lo sguardo, allora che venga con noi perché offriremo tutto. Non volete ora proclamare con decenza e non lasciate fuori nessuno, nessuno, ma liberamente chiamare i vecchi, i giovani, i ragazzi, perché il pasto è pronto per loro, per tutti e per ciascuno. Quando torneranno a casa? Ma ora mi affretterò verso il pasto, terrò la torcia qui ben accesa, la torcia ben accesa e in un mondo drammatico e artificioso solo, no? Nella realtà, torcia nella realtà. Cae ton teaton etis enus tum cane, cae ton criton etis enetis heterose plebe, ito metero, panta garpa exome. Una pas ideta denna ius ereis, cae me paralepseis mede al eneteros cales, veronta, meirachion, ediscon, Hosto de non autos est episce vas me non a pax a pace. E da pio sin poi cade. Ego de posto de non ere pixomai, e hiom de toi caidada tau teni. Caius. Veniamus. La favola teatrale grottesca. Come abbiamo visto, è un campo di sperimentazione della portata estetica e specchio deformante delle antinomie sociali e politiche e economiche, subspecie aristofanee. Questa apparente complessità dei approcci e dei sceni può essere spiegata tra l'altro dalla ricchezza di prospettive da cui la commedia aristofanea è stata vista e interpretata a partire dal periodo romantico, è sempre stata considerata un grottesco letterario. E scene grottesche abbiamo visto molte. Una commedia fiabesca, quasi mitica. Una danza satirica. Abbiamo visto anche scene del valore satirico sociale, dei mummificatori, travestimenti e ritravestimenti, cross-dressing, la pagliacciata di uno spirito divinamente sovrano. E queste Aristofane, un spirito divinamente sovrano, soprattutto, uno strumento di propaganda politica. E se era la commedia un strumento di propaganda politica, era un strumento conservativo, non utopico, un strumento conservativo, di classificare utopie e non promuovere utopie. Un litigio tra giulari. Un carnevale attico, questo è vero, un carnevale attico che dimostra festeggianti, attività festeggianti. La consegna delle potenze elementari dionisiache, il vino e il sesso. Una danza della fertilità, cultuale o scena, una danza veramente o scena. Nel lessico e anche nei gesti e nei accordi di parole, con preludi e intermezzi burleschi. E così, come il mio modello filologo Karl Reinhardt, molti anni fa, scopre così la peculiarità classica di Aristofane. Nell'imultiforme unità formata da elementi contraddittori. Grazie. Grazie per l'attenzione.